Siracusa, piano demolizione incompiute, via libera dal governo Musumeci, si abbatte il dismesso viadotto Targia. Via libera dal governo Musumeci al piano di demolizione di 5 opere incompiute individuate dall'assessorato regionale alle infrastrutture, finanziato attraverso la riprogrammazione di economie del piano sviluppo e coesione del FSC 2014-2020 con l'obiettivo della riqualificazione urbana. Una parte dei fondi sarà destinata inoltre a completare interventi già avviati. Abbiamo destinato oltre 3 milioni di euro, spiega l'assessore Marco Falcone, all'abbattimento di immobili e infrastrutture mai completate o rimaste prive di funzionalità ormai da anni, talvolta diventando emblemi di degrado urbano e spreco di denaro pubblico. Il governo Musumeci mantiene adesso l'impegno a risanare queste ferite che vengono da un tempo che ormai ci siamo messi alle spalle. Passo dopo passo abbiamo lavorato affinché anche in Sicilia le opere pubbliche abbiano un inizio e una fine in tempi certi e i risultati ci danno ragione. Nel dettaglio, per quanto riguarda Siracusa, il piano demolizione prevede l'abbattimento del dismesso viadotto Targia nel comune di Siracusa con uno stanziamento di 955.000 euro.